Buongiorno e buona giornata, rientrati tra virgolette dopo il periodo pasquale, anche se sappiamo tutti costretti un po' in casa, tranne qualche giro d'aria così vago in queste 2 giornate barra tre quasi festive. Nel video di oggi, dopo insomma mattinata di impegni e commissioni, parliamo, vedete anche dall'immagine di copertina, Mediolanum Forum di Assago a Milano, perché? Perché ieri per la 25ª giornata c'è stato il derbissimo di Milano tra l'Olimpia e Varese, vinto da Varese per 83 ad 81, ed ho qui dalla fonda la top 3 le statistiche, Scola, credo ex proprio Milano, ma ora Varese, 18 punti, più di mezz'ora giocata, Ruzier sempre di Varese, anche lui mezz'ora giocata, 17 punti, Douglas sempre di Varese, 16 punti, anche lui più di mezz'ora giocata in campo. Parziali 18-24, 23-21, 22-24, 18-14. Io che ho avuto la possibilità anche di gustarmi la gara ieri, diciamo che certo Varese ha avuto anche a momenti un discreto vantaggio, che Milano è riuscita anche a limitare abbastanza, e poi bene. Situazione favorevole per Varese alla fine, che le ha permesso di andare alla vittoria. Per la classifica, qui vedo allora già sicure dei playoff Milano, Brindisi e Bologna. Varese, che è nel grande lotto tra coloro che stanno vedendo tra salvezza e playoff e nona, con 9 vinte e 14 perse, quindi 18 punti, quarto successo di fila. Varese, allenata da Massimo Bulleri, grande conoscenza nostrana, connazionale anche in club, per tanti e tanti anni. Infatti ho visto proprio ieri su Wikipedia che praticamente già da qualche annetto si diletta tra vice allenatore e dall'anno scorso capo allenatore dell'Hop Job Metis Varese. Lotto tra coloro che stanno lottando tra salvezza e playoff, in cui oltre a Varese abbiamo per esempio Pesaro, che però vedo qui dalla fonte sta, insomma, ne ha perse nelle ultime 5, appunto 5. Trento, anche lei, 18 punti. Brescia lo stesso, Cremona lo stesso, la Reggiana 16, e Cantù, l'isola soletta, 14 punti in zona, l'unica retrocessione di quest'anno, visto che la Virtus Roma si è ritirata dal torneo. Quindi, insomma, che dire, che a questo punto certo è che diciamo mancano tante giornate alla fine del campionato, però ecco, bisogna vedere, telefono ogni tanto squilla e tromba, bisogna vedere se appunto chi tra appunto la Fortitudo Bologna, Varese, Pesaro, Trento, Brescia, Cremona, Reggiana andrà ai playoff, e chi purtroppo rimarrà l'unica che, abbiamo detto, a parte la Virtus Roma costretta al ritiro dal campionato, cederà il posto a qualcun altro dalla Lega A2. E appunto, quindi io vi rilancio la linea a questo punto per il caricamento del video sul mio canale YouTube. Vi rimando ai miei social. Come sapete, ieri ho condiviso qualche stories sulla vittoria, meno male, del Lecce in casa del Pisa. Si avvicina passo dopo passo la Serie A.
E poi Ancelotti invece in Premier League, insomma, passo falso in casa contro il Crystal Palace. Va bene, noi ci vediamo quindi alle prossime occasioni. Quando volete, se volete farmi delle domande, lo sapete dove trovarmi. Ciao!